questo e di essere un grande uomo, ma in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici, come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se le prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testato, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e va incontro al tuo giorno. Non tornare sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante. Mentre tu sei l'assurdo in persona e ti vedi già vecchio e cadente, raccontare a tutta la gente del tuo falso incidente. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te. È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. E come rimpiangi quei giorni che eri tu un burattino ma senza fili, e invece adesso i fili ce l'ha. Adesso non fa un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove i fili per te. Adesso la gente di te più non riderà.
banco, ma vedi quanti fili che hai. È stata tua la scelta, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. A tutti gli agguati del gatto e la volpe tu l'avevi scampata sempre, però adesso rischi di più. Adesso che ragioni come uno di noi. I libri della scuola non te li venderai, come facesti quel giorno per comprare il biglietto e entrare nel teatro di Mangiafuoco. Quei libri adesso li leggerai e vai, vai e leggili tutti e impara quei libri a memoria. C'è scritto che saggi e onesti sono quelli che fanno la storia, fanno la guerra. La guerra è una cosa seria. No! Non la faranno mai!